Ragazzi, siamo a Deira e quando mi chiedete ma a Dubai ci sta la parte tra virgolette povera? Ebbene sì, tutti qua, la maggior parte etnia che è Pakistan, India. Qua spieghiamo, mangi con pochissimo. Qua mangi con qualche euro, la qualità comunque è buona. È giusto fare vedere ai nostri Che non è amici. solo lusso e ricchezza, ma c'è anche normalità. Ci abbiamo provato il barbiere, quindi abbiamo tagliato i capelli Abbiamo tagliato i capelli con pochi euro, con con pochi una decina di euro. una decina di euro, ragazzi, barba e capelli, sono stati, se la sono cavata, due persone. Quindi praticamente oggi siamo in una zona tra virgolette povera di Dubai. Io mi sono preso questo qua, questo con questa la piadina qua e niente. Quindi proviamo la situazione. Lo sai che ti dico? Io provo, va. Buona salsa, non so che cos'è, però è buona. Quindi allora che ci ha portato qua? Abbiamo portato l'agnello, riso con la carne e la loro piadina tipica. Questo che cos'è? Quello non l'ho ordinato, era un omaggio per te. Ok, buonissima, buonissima proprio. Zona Deira, ragazzi, dopo pranzo ci facciamo un giro e fa caldissimo, raga, fa caldissimo, caldissimo. Quanti gradi saranno? 38? 40 gradi. È un caldo diverso dal nostro. Le auto ci danno la forza, raga, noi resistiamo. Ok? Questo è Patrick Supercars da Dubai, zona povera, non ci fermiamo. Patrick Supercars. Ragazzi, ci tengo a ribadire che io dico zona povera, ma perché per il livello di Dubai, perché per noi italiani è una zona normale periferica di una qualsiasi città. Questa, ragazzi, è l'ultima fermata della metropolitana prima di arrivare a Sharjah. Quindi qua siamo quindi ancora a Milano, Dubai. siamo ancora a Dubai, sì. Quartiere. Quartiere Al Nada. Siamo tornati al market di auto usate più grande del mondo, perché anche oggi abbiamo da andare a stringere le collaborazioni e vi faremo vedere altri showroom, altre auto. Qui è una distesa infinita di auto e ci passi le giornate, è enorme, ok? E vi faremo vedere anche oggi bei pezzettini. Allora, Patrick, siamo tornati al market di Sharjah, il market più grande al mondo di auto usate, come vedi. Di auto di tutti i tipi. Anche oggi dobbiamo andare a darci da fare, Oggi ci daremo da fare, abbiamo diversi appuntamenti con vari rivenditori, vediamo le partnership che riusciamo a chiudere quest'oggi. Abbiamo già chiuso diversi giorni scorsi, sta andando bene, dai. sta andando molto bene e oggi speriamo che vada ancora meglio, no? Comunque qua i tramonti sono grandiosi, bellissimi, guarda che belli, bellissimo. Qua praticamente siamo nella zona vicino al deserto. Qua siamo in pieno deserto. Guardate che bello, ragazzi, quanto picchia il sole qua. C'è questa Camaro, diciamo personalizzata, Fox. Io sono particolari, tutte auto, diciamo, le fanno in questo stile, tutte grappate, tutte colorate. Diciamo, si vede spesso qui in giro per Dubai, negli Emirati, auto personalizzate in maniera un po' sgargiante, dai. Certe sono molto belle, certe non mi fanno impazzire, poi fatemi sapere nei commenti che ne pensate, qual è il vostro gusto. È enorme, ragazzi, è enorme. Belle, ragazzi, guardate che roba, mamma mia, non ho parole,
Io non ho parole, raga, per descrivere. Trovi di tutto qua, di tutto, cose introvabili. Hanno qualsiasi tipo di auto, guardate che roba. Guardate che roba, oh. Bellissime. Guardate che roba. Classiche americane. Chrysler. Un divano dietro. Guarda che bella, oh. Guarda che bella. Bella, sì. È enorme, è enorme. Che fascino. Guarda pure dentro. Andiamo dentro. Mamma mia, guarda, guarda dentro qua. No. Bellissima. Non ho parole, ragazzi, non ho parole. Fascino proprio, eh? Un fascino proprio assurdo. Guardate che roba. Charge a zona industriale, ragazzi, guardate che bella. Stai guardando questa, eh? Questa è bella, io voglio dire. 2021, particolare anche il colore, bella. Guardate, oddio ragazzi, no, non ho parole, non ho parole, raga. Guardate che roba, incredibile, incredibile, incredibile. Le chicche, qua trovi le chicche, trovi chicche, ragazzi, no auto, chicche. Guardate, guardate, qui appoggiano il caffè, non c'è problema qua, qui è normale, tutto normale, raga. Quello che noi, da noi è anormale, qui è normale. Che ne pensi? Questa potremmo comprarla. GTS. Ragazzi, qui è il paradiso, io vi continuo a far vedere perché è tutto in presa diretta. Guarda che bella, guardate che roba, raga, mamma mia, guardate che roba, auto di tutti i tipi mai viste, alcune introvabili, guardate che roba. Questa è la Mercedes di chi anno è? Scrivetemi nei commenti, raga, io non lo so. Che anno sarà? Anni 30? Non lo so, 40, 50, no, 50 no, forse anni 30. Guardate che roba. Loro intanto pregano. C'è ambientazioni lussuose con l'auto dentro, particolarissime. Riusciamo, è in continuo, eh. Bentley, in continuo, raga. Maserati, Camaro. Questa è 5 porti, è in continuo, ragazzi, è in continuo, cioè. Di qualsiasi tipo di auto, dalle auto americane che hanno una fissa particolarissima, ce ne sono più qui che in America, le tedesche più blasonate, le auto più particolari classiche, anni 20, anni 50, è una cosa incredibile, gipponi, SUV, di tutto e di più, raga. Giapponesi, GDM particolari, alcune abbastanza rare, diciamo che trovarle qua è un po' punto interrogativo, però
questa è la situazione, raga. Una distesa infinita di auto di qualsiasi tipo. Incredibile, raga. Guardate che bella buttata qui, impolverata. Indovinate un po' questa qua. Io non ve lo dico, eh. Se qualcuno riesce sul video mi commenta. Sembra una classe G Brabus, ma non lo è. È una classe G più piccolina. Io però aspetto che indovinate e me lo fate sapere nei commenti, raga. Ok? Molto bella, particolare. Questi SUV V12. Ma una cosa lussuosissima, raga. E le Maybach sono lussuosissime, ragazzi. Cioè, sono improponibili, è un bestione. Guardate che bella, 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 bella. Cioè, il livello è... Anche se è diversa, c'è Rolls Royce, Maybach, c'è il lusso proibito su auto, su quattro ruote, ragazzi. Guardate che bella, bella proprio, bellissima. Entriamo, raga. Con Patrick tutto è possibile. Lusso proibito, ragazzi. Maybach. Mamma mia, che bella. Eccolo qua. Guardate che bella, che eleganza. Guardate che bella, ragazzi. Bellissima. Mettendo le macchine così a mezzo cerchio per fare una foto, ragazzi, ok? Niente, la situazione, ragazzi, è molto pesante in senso positivo. Guardate, dopo andiamo là, vi faccio vedere quella Rolls blu da vicino che è paurosa. Patrick Supercars.